Noi siamo qua per parlarci del bello e del sublime. Ragazzi miei, qui sorge l'imbarazzo, perché per la verità questi sono debiti, almeno come riteniamo noi in estetica, non hanno più significato. Ne hanno avuti tanti, così contrari, si sono erosi talmente che quando noi diciamo bello e sublime, c'è qualche cosa di positivo, di apprezzabile. Tanto per dirvi, qualche professore di matematica che io stimo certamente vi avrà detto che c'è qualcosa di bello nelle matematiche, è impossibile che non l'abbia detto, certamente l'ha detto. Quindi noi dobbiamo arguire che il teorema di Pitagora sia qualcosa di bello, però noi diciamo anche che la signorina Naomi Campbell, a tutti nota, è bella. Ora, io non ho mai visto il teorema di Pitagora partecipare alle sedute, alle sfilate di moda, e neanche si può pensare che la signorina Campbell abbia in sé qualche cosa di retto, di angoloso, permettete, insomma, così. Vedi, vedete, si porta subito, vediamo che non si sta, non si sta. Quindi tutto questo problema del bello ormai sarebbe bene cercare di ridurlo a una questione lessicale, cioè andare a fare la collezione di ciò che veniva nei dizionari, nei lessici, nei trattati dei filosofi, dei ragazzi, degli fatti di nei dizionari di filosofi, nei libri, ma si andava so che bello, ci sono stati trattati sul bello, trattati grandissimi, no? E allora quello che dovremmo fare più giustamente, io parlo a ragazzi che ormai sono evoluti, siete di quant'anno, quindi ormai avete studiato filosofia, avete studiato tante cose, sapete le cose, è questo: prendere nel posto dove ci conviene, perché noi vogliamo raggiungere certi risultati, ciò che andava sotto il nome di bello è correlativamente di sublime. Questa è la strategia giusta. Con questo io chiedo angosciosamente di non ritenere affatto che io voglia definire qualche cosa come bello e sublime, o ritenere che bello e sublime siano delle specie di entità. Scusate la volgarità tremenda, un piatto di spaghetti è un'entità, bello e sublime non lo so. Scusate, permettete, questa è una cosa grave che ho detto, però sono disposto a dire. Allora, prendiamo i modelli che ci servono, che ci sono utili. Allora, modello bello, che cosa andava in un periodo che ci interessa, che coincide un po' con la mentalità popolare adesso corrente, si usa ancora, però era molto in voga fin dall'antichità, continuata ancora per il Rinascimento, il Settecento. Loro dicevano, beh, per me bello è, traduciamo, io so che il termine bello, metto questa voce, uno stato di cose ordinato, equilibrato, proporzionato, possibilmente ben colorato, soddisfacente, gradevole. Sono state varianti, c'è stato di tutto, su questo si è ricamato infinitamente, però insomma, il nocciolo della questione è questo. Di solito questo bello veniva riferito al corpo umano e viene a coincidere da questo punto di vista un po' con l'ideale di fitness, di benessere, di misure vitali che adesso è in giro. Sapete che in questo momento è proibito essere brutti, dobbiamo essere tutti bene, quindi sono completamente fuori della mischia, sono finito, non posso partecipare a niente. Questo è un ripeto, si estendeva anche alla poesia, perché anche le regole del fare poesia voi l'avete fatta, avete fatto latino, avete fatto italiano, so che avete fatto perlomeno il barocco e il Settecento, l'hanno fatto, sapete, avete in mente l'ideale neoclassico, avete sentito parlare, vero? Si estendeva anche alle arti, l'architettura. Vediamolo un po' da parte, tenendo presente che le arti non esistevano nell'epoca che avete studiato voi, le arti non ci sono, ci sono le arti, non si sa che si chiamano arti. Il sublime invece è un stato di cose immane, imponente, maestoso, che deve sconvolgere, se molta nobiltà, molta dignità, è rispettabile. Il sublime fa anche un po' di paura. Bucaneve è bello, vedi in mente Bucaneve, vedi che graziosi fiorellini. La catena delle Alpi è sublime, ecco la differenza. Allora noi prendiamo questi significati e cerchiamo di muoverci un po' all'interno per vedere che cosa succedeva dopo questa, che è un'assunzione che abbiamo fatto unicamente per lavorare, perché vedete ragazzi miei, qua c'è anche un po' di metodo da prendere, se per questo tentiamo di imparare un pochino anche dalle scienze esatte.
si pongono dei postulati, si pongono degli assiomi iniziali, così continua un discorso. Che cosa si sviluppava tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Settecento, quindi per circa due secoli, nella retorica e nella poetica? Il mio discorso adesso sta diventando concreto, perché fino a lì ho parlato di niente, cioè ho dedicato una parte del nostro prezioso tempo a diroccare il bello insulino. Che cosa c'era nella poetica e nella retorica? Allora, la poetica e la retorica, sapete, non sono discipline né noiose né archeologiche. A parte il fatto che voi di poetica e di retorica ne trovate tanta nell'odierna pubblicità. Io so che tra poco questo istituto realizza una grande manifestazione multimediale della forma moderna della retorica. A quel tempo poetica e retorica andavano d'accordo su questo principio di occuparsi di discorsi. Questi discorsi, loro lo sapevano bene, erano discorsi, tecnicamente li chiamavano orazioni, erano discorsi di carattere non intellettuale, molto fantastico, molto emotivo. Il retore e anche il poeta erano delle persone che dovevano commuovere, presentare invenzioni impressionanti, possibilmente sorprendenti, erano ben differenziati dai logici. Cartesio l'avete studiato? Sì, infatti Cartesio l'avete fatto tutti, ma loro avete fatto Cartesio. Noi non l'abbiamo fatto, va bene, non metto, che non l'hanno fatto. Ma non è vero, non ho detto così, ma è un'invenzione. Cartesio l'avete fatto, però l'avete fatto, avete fatto Tasso? Sì. Tasso! Che gli altri convincere che Tasso fa la propaganda della conquista occidentale in Medio Oriente tale quale oggi. Convince con frasi ornate, con buoni versi, con numerosi episodi interessanti, Cartesio ragiona, ecco la grande differenza. Rettori e poeti si occupano di questo. La retorica è un po' tenuta a freno, perché in retorica c'è sempre una limitazione per il fatto che la retorica deve convincere e deve in qualche modo stare attaccata ai fatti. Se un ambasciatore esperto di retorica, di solito deve essere esperto, pronuncia un discorso di fronte a un parlamento, di fronte a una corte regnante per ottenere qualche trattato commerciale o qualche assistenza, qualche alleanza, deve pure portare qualche prova, qualche fatto, se no non gli crede nessuno. Quindi la retorica è limitata. La poetica no. La poetica tende a interessare, a commuovere, a piacere, non a convincere. Quindi la poetica è libera di inventare, libera di fingere. I teorici di allora, di questo si erano accorti benissimo, che teorici, ragazzi, sono nomi che non avete sentito mai, sentite oggi e li sentirete un'altra volta forse, comunque se funziona questo CD dopo vi proietto, anche durante il dibattito qualche titolo, vi dico qualche nome comunque, Giulio Cesare Scaligero, Camillo Torri, uno lo conoscete perché l'avete imparato, Ludovico Antonio Muratori, il Masenius, il Portanus, Sabietus, il grande cardinale Mattias Casimir Sabietski, un polacco, in Francia Charles Batté, l'inglese Shakespeare, tutta una internazionale della poetica. Questi, vedendo la grande quantità di finzioni applicate dai poeti, erano entrati addirittura a credere che il poeta sia un secondo creatore. Lo affermavano liberamente, intendendo per secondo creatore quello che in inglese dice second matter, lo dice Shakespeare, alter deus, un dio in seconda, che addirittura con le sue finzioni si porta oltre i limiti della natura creata. Quest'idea oggi ci può passare liscia, perché noi siamo abituati a sentire parlare di creatività senza capire che sappiamo creatività, inventare qualcosa di buono. Ma prendiamo queste cose nella sua forza, soprattutto sapete in un periodo di aspre contese teologiche, perché in area cattolica se la devono vedere con la teologia cattolica, in area riformata con la teologia riformata, pericoloso,
per affermare che un poeta è addirittura un creatore in secondo, un altro Dio. Questa idea correva. Novas Essentias Machinator, dice il Masinius. Questa tendenza portava un inconveniente grave. Se davvero si pensa che un poeta fabbrichi nuovi mondi, che li finga, che si porti oltre il limite della natura creata, che diviene udito, viene rappresentabile, viene ricordate anche i barocchi dove si spingevano, poi il barocco dove arrivavano, le invenzioni, allora dove va la verità? Su questo ci prendiamo un momento a pensarci. Se la poesia consiste, come ormai era diventato un luogo comune, nel fare, e se questo fare è fingere, io non mi posso rassegnare all'idea che la verità possa essere qualcosa di fatto. La verità c'è. Gli angoli di un triangolo sono quelli, non è che qualcuno li fabbrica. Questo è un problema gravissimo, riuscire a sistemare la verità nella poetica. Un dilemma che ha agitato sempre la poesia, oggi di meno forse, perché sapete, oggi gli altri non si preoccupano più molto di queste cose. Intanto sul problema della finzione dell'intenzione abbiamo tutta l'arte contemporanea dell'oggetto trovata, che non inventa o finge proprio niente, ragazzi. Mi ricordo l'episodio di Kassel, che eravamo entrati io e la signora lì, e mia moglie, siamo entrati in una sala, c'era un tavolino con delle sedie, siamo fermati per sederci, però era un'opera d'arte, era proibito sederci, è arrivato il custode di Michelangelo. Oggi l'opera d'arte è questo, un esporre senza creare niente, senza inventare niente, per dire poi l'arte contemporanea non solo distrutto in nozioni bello, brutto, sublime, tutto, ma anche distrutto l'arte stessa. Questo non significa nessun pronunciamento. Anzi, io sono un grande ammiratore dell'arte contemporanea, fa le sue strade, le arti fanno sempre delle strade che vanno avanti all'estetica, ma prendiamone atto. Grande problema. Adesso parliamoci del sublime. Il sublime è un po' strano alla retorica, perché la massa dei trattatisti di retorica della poetica non lo tratta. Qual è la tradizione? Cicerone, Quintiliano, Orazio. L'avete fatto il latino Orazio? Dove siete in letteratura latina? Orazio? Avete fatto, ricordate il teatro di Spareri di Biblio? Qualche professore vi ha parlato dell'arte poetica di Orazio? Sì, ha parlato, vero, Biblio, l'ordine, proporzione, mai fare niente di troppo, mai niente di eccessivo. Quindi se noi mettiamo sotto il nome di Orazio tutta la grande tradizione poetica, sublime non c'entra molto, ma soprattutto non c'entra, perché in realtà di trattatisti sul sublime ce n'è uno solo, perlomeno lo documentato. Poi i ricercatori hanno scoperto che ce ne sono altri, ma noi dei libri che trattano del sublime ne abbiamo uno solo, voi lo sapete quale. È un trattato che è stato inventato da una persona che diceva di chiamarsi Longino, in greco, verso il primo secolo dopo Cristo pare, intitolato precisamente del sublime. Questo trattato del sublime sparisce, non c'è più, si nasconde, si perde. Nel 1554 un italiano, gli darei hanno tanto merito in questo, hanno avuto merito ieri, hanno merito oggi in queste ricerche, come anche merito che permette di inserire le grandi scuole gesuitiche, che sono stati il laboratorio dei gesuiti, dove sono state cucinate tutte queste idee, veniamo a mente. Anche per Satana, sapete, luoghi come che si vanno dicendo, le scuole gesuitiche hanno un'importanza grandiosa. E nel 1550 arriva come una bomba questo trattato del sublime, e propone delle idee che sono estranee alla poetica, all'immane, al maestoso. Persino, vedete, certe proposte di Longino, perché Longino non si limita a elogiare la grandezza d'animo, la dignità, la magnanimità. Ma Longino è l'unico autore che ci ha tramandato con tanti lodi una celebre lode di Saffo, dove questa signorina Saffo dichiara di aver visto un tipo che le piace e dice delle cose che non sono poetiche, dice: quando lo vedo divento verde, io divento verde, dice, mi fischiano le orecchie, mi sento il sangue venire alla testa, dice questo
questo non ha niente di poetico, è sublime, cioè questo scatenamento di emozioni elementari, corporee, irrefrenabili, che a qualcuno di voi quando si sente male, perché io divento verde, mi fischiano le orecchie quando sono male, non quando mi occupo di poesia. Questo, sapete, è una grave sorpresa. Voi sapete, dico, qualche effetto collaterale da questa funzione di sublime che arriva con un giro. Abbiamo delle diramazioni, un giro getta i semi, noi arriviamo fino al terrore, al rumore. C'è un autore che forse avete sentito nominare, si chiamava Rilke, del quale non vi parlo perché esce fuori dai miei limiti, siamo nel 1757, il quale dedica dei capitoli al terrore, notevoli capitoli al terrore. Ma chi di voi ha coltivato qualche volta Edgar Allan Poe? L'avete letto qualche volta? Qualcuno deve aver letto il racconto di Poe, ragazzi, qui dentro. Chi l'ha letto? Anzi, no. Ah, bravi, qui sono i bravi, sono i buoni, non sono i buoni. Vedete, che non sono buoni, quelli hanno letto Poe, quelli altri no. Chissà perché tutti da questa parte, sono messi d'accordo qui, lo sapete. Ve lo ricordate il trono della casa Usher? Quella casa che crolla, eh? E lì poi parla del terrore che si moltiplica sempre su se stesso per la paura di aver paura. Uno è colto dal terrore, però ha terrore di essere colto dal terrore. Terrore infinito. E queste sono certe diramazioni del sublime che giungono fino ad oggi. Perché oggi si parla di sublime tecnologico ed è quello sgomento che ci prende quando siamo in autostrada. Sapete che esiste il panico d'autostrada? Il panico da traffico esiste? Una persona è presa nella morsa, la morsa si sente diventare pazzo, il terrore, lo sgomento di fronte a questo tremendo mondo tecnologico che non ci lascia nessuno scampo, che ci sta intorno, che ci costringe continuamente. Questi sono tutti effetti collaterali. Torniamo al nostro tempo. Anche nel sublime non si sa bene che cosa fare. Allora noi facciamo un passo, lasciamo tante cose fuori, non parliamo degli sviluppi della poetica, le lasciamo perdere, diciamo solo che c'era un grande desiderio di unità, lo dicevano, occorrono primi principi. Battelli era un grande teorico delle arti, scrisse un libro intitolato Le belle arti, la prima volta che si sente belle arti, 1748, prima le arti non erano belle, ridotto lo stesso principio che il lettore lo chiede. Allora, nel 1735, abbiamo la data precisa, un ragazzo della vostra età, a 21 anni, poco più della vostra età, e pubblica il primo scritto, qui compaiono con l'estetica. Siamo all'Università di Halle, a Magdeburg, che si trova sotto per il Monte Maria orientale, e questo trattato si intitola Meditazioni filosofiche su alcuni punti del testo poetico. Baumgarten inventa l'estetica su questa base, da quale prego di prestare molta attenzione perché stiamo entrando in un giro di ragionamento complicato. Allora, tenete presente che Baumgarten appartiene direttamente a Baumgarten 1714-1760, professore di filosofia dell'Università di Halle, poi di Francoforte an der Oder, è direttamente legato, direttamente compromesso con la tradizione di Leibniz e di un altro autore che si studia quasi niente nei libri, che si chiama Christian Wolff. Christian Wolff occupa al massimo una nota, è un leibniziano wolfiano. Baumgarten si chiede che cosa si possa definire testo poetico e si risponde: fantastico, mi pare, no, si chiama testo poetico, che vi dice orazione, è quel discorso sensitivo perfetto. Occhio, attenzione ancora, cosa significa sensitivo? Che è un discorso che contiene rappresentazioni, immagini mentali, quindi un discorso che poniamo non narra la conquista di Gerusalemme da parte dei crociati, ma le immagini della conquista di Gerusalemme. Riesco a spiegarmi bene?
E questo discorso deve essere sensitivo, cioè non deve contenere neanche una briciola di intelletto, di ragione, di argomentazione, di logica. Tutto fantasia, tutto sensibilità, tutto funzioni. Deve essere perfetto. Allora, nel sistema di Leibniz, perfezione ha un significato tecnico particolare. Uno stato di cose si dice perfetto, che ha la qualità della perfezione, quando tutte le sue parti concordano in un solo. Voglio spiegare. Si portava per tempo il paragone dell'orologio. Quando è che un orologio è perfetto? Quando tutti i suoi rotini, a quell'epoca avevano soltanto orologi meccanici, non avevano orologi digitali, certamente, consentono, concorrono, stanno insieme, sono armonizzate, ho un solo fine, che è dare loro. Esistono perfezioni maggiori e minori. Ecco, questo ci riesce difficile per noi, perché noi riteniamo che la perfezione non sia né maggiore né minore, è quella che è. Cioè, se qualcosa è perfetto, è già perfetto e bene finito. La perfezione è maggiore quando sono maggiori e più numerose le parti che si uniscono. Quindi oggi noi riteniamo che un orologio sia molto perfetto se è semplicissimo, un orologio digitale, un chip, finisce così. Un complicatissimo orologio a ruote, come qualcuno tiene ancora oggi per collezione, con tante routine, tanti berni, quello è perfetto perché ha tante parti. Se queste parti sono d'oro, ecco meglio, perché sono più importanti. Quindi la perfezione è tanto più perfetta quando le parti dello stato di cose perfetto sono numerose e importanti. Questo è una specie di assioma che dobbiamo prendere. Con Dante aveva continuato il suo sviluppo. Nel 1750 scrive un libro intitolato Estetica, il primo libro di estetica, la storia dell'umanità, del quale vi parlo adesso, in cui tutto ciò si completa. Allora, la poesia è un'orazione sensitiva perfetta. Cosa significano le parti della poesia? Concordano tutte le unità. Von Garten nel 1750 dà una sua definizione di bellezza, che lui chiama pulcritudo, scrive solo in latino. Ragazzi, studiate il latino, che se volete, se qualcuno di voi vorrà fare filosofia lettere, lo sappia molto bene, il latino non proprio può saltare, saperlo e saperlo bene, perché tutta la cultura, non soltanto europea, ma anche americana, anche russa, c'era anche quella, spesso parte dell'Europa, era in larghissima parte in latino, fino al 1958, perché io ancora lì di filosofia in latino del 1958. Saperlo. Allora in questo suo latino dice la bellezza e la perfezione sensitiva. Cosa significa? La perfezione, lo spiego. Allora, la bellezza e perfezione sono la stessa cosa. Sono lo stesso. Con una differenza però, che quella differenza che io chiamo, quella perfezione che io chiamo bellezza, non è intellettuale. Non è ragionata, non è argomentata, non ha niente in comune né con la matematica né con la logica, è accessibile soltanto ai sensi, alla fantasia, all'immaginazione, alla memoria, cioè tutto quello che Von Garten chiamava analogo della ragione, tutto ciò che non è ragione, pure la persona di Roma non esiste, anzi noi viviamo per lo più in questo mondo, noi viviamo la fantasia, per immagine, denaro, che noi argomentiamo, che noi ragioniamo proprio in maniera elementare, ma allora bellezza è la perfezione per quando è vissuta, quando è sentita, quando è vista, quando è gustata, allora sorgeva anche la nozione di gusto. In questo modo possiamo anche dire che è assolutamente sensibile risultato. Allora ricaviamo adesso il risultato logico: l'orazione sensitiva perfetta è bella, se è perfetta, se è sensitiva, e se la bellezza è la perfezione sensitiva, poema, orazione sensitiva perfetto, è fatta la saldatura tra bellezza e poesia. Prima non c'era, prima non si era riusciti a dire che c'è qualcosa di bello nella poesia, sfuggiva la mente.
Dato questo, c'è ancora un altro passo difficilissimo, ci vuole ancora un po' di pazienza, molta pazienza. Le immagini, le rappresentazioni sono fatti dell'anima, sono fatti conoscitivi della coscienza. Se esiste una perfezione delle rappresentazioni, delle immagini che abbiamo detto in poesia, prima di tutto è l'anima poetante, è la coscienza che va poetando anche là dentro di sé. Innanzitutto è l'anima che è bella, è la nozione di anima bella che si sta facendo strada. Cosa vuol dire anima bella? Quella di cui facoltà conoscitive e le cui immagini sono tutte perfettamente coordinate, organizzate e si manifestano sensibilmente, come nella poesia. Va bene fin qua, poi magari mi fate delle domande? Lo so che è difficile, lo so. Adesso viene ancora il più difficile, stiamo arrivando al sublime. Ancora il più difficile, ragazzi. Mica io sono qua, sapete, qua si parla scherzosamente, però stiamo propinando della cicoria malissima. Spero voi siete bravi, voglio dire tutto. Quando ho dato il teorema della perfezione, ho richiesto che delle parti debbano unirsi tutte insieme, io sono anche in obbligo di dire quali sono queste parti. Allora, le parti che devono unirsi insieme per dare la bellezza sono persuasione, verità, chiarezza, abbondanza, grandezza. Come fa Baumgarten a saperlo, lo sa dalla tradizione. Lo prende, è stato detto sempre così di un grande studioso della tradizione classica, lo dice. Queste parti devono essere delle realtà, perché se non fossero delle realtà capite che non si arriva a niente. Non vi pare che delle cose non reali possano in qualche maniera collaborare insieme? Non vi c'è. Andiamo ancora un po' là. Detto tutto questo, e che abbiamo detto che la bellezza è quella perfezione sensitiva, tale che le cinque realtà devono perfettamente concordare tra loro un solo fine, dobbiamo allora trattare queste realtà. Qual è il fine? Baumgarten lo dice, la vita. Cioè, l'ingresso attivo, efficace, produttivo nell'esistenza dell'uomo. Non limitarsi a scrivere dei versi perché non si sta bene con la pancia, o perché si è innamorati, ma per cambiare in qualche maniera il mondo, per muovere gli affetti, per attirare verso qualcosa. Questo è l'ideale che viene proposto, che a me poi non pare neanche tanto sbagliato. Il fine è la vita. Allora, lasciamo un po' tre delle cinque realtà da parte, prendiamo la verità e la grandezza. La verità si introduce dichiarando questo. Sì, è vero, ammetto, i poeti fingono, fabbricano nuovi mondi, sì, è vero. Però guardate, quei nuovi mondi non sono assurdi, possono essere strani, sorprendenti, ma mai possono andare contro la contraddizione. Non sono mai utopici, diciamo. È uno di quegli autori che sono contrari all'utopia. E d'altra parte, io proclamo, dice Baumgarten, che esiste una verità poetica che è diversa dalla verità logica, per cui in poesia sono vere certe finzioni che in logica non si accerterebbero. Avete fatto un Ariosto, vero? Ariosto manda un cavallo alato sulla luna. Beh, insomma, sulla luna non si mandano cavalli alati, si mandano piuttosto dei missili propulsi da una miscela di ossigeno e di acqua ossigenata e idrogeno, combustibili di questo genere, domani nucleari, lo sappiamo, la logica, le scienze ci dicono questo, non fa nulla, una verità poetica. E voi lo sapete bene, chi di noi italiani a quel tempo, nel 1735, aveva con tutte le sue forze affermato, difeso la verità della poesia, ne aveva fatta addirittura uno stato dell'umanità libera. Avete studiato, l'avete fatto. Uno stato poetico dell'umanità, in cui ciò che poetico è vero, sapete il nome, il grande italiano Giambattista Vico. Vico si era portato avanti, aveva scoperto
che la verità poetica addirittura costituisce delle epoche dell'umanità. Una cosa è la verità poetica, una cosa è la verità voce. Con questa la verità è sistemata, veniamo alla grandezza. Come entra la grandezza in poesia? Entra la grandezza veramente grande. Quella grandezza più grande di tutte, la massima. Qual è la massima grandezza? La grandezza fondata sulla libertà. Ossia la grandezza morale. L'immagine poetica in cui sensibilmente appare e si impone la virtù eroica, il grande gesto etico, il grande gesto di libertà, è dotata di quella grandezza che si richiede come ingrediente fondamentale della bellezza. Ma come la chiamiamo questa maestosità, questa imponenza, questa suprema dignità morale? L'ho detto Longino, la chiamiamo sublime. Quindi, nella veste di grandezza morale fondata sulla libertà, il sublime entra a buon diritto nella poesia, azione sensitiva perfetta. Costituisce il coronamento, costituisce il massimo, coordina tutte le altre realtà della bellezza e consente uno stile particolare, che è lo stile sublime. Chi legge l'estetica vede che Orazio, che Baumgarten cita volentieri, tanto Orazio quanto Longino, tanto il poeta dell'ordine della precisione, quanto il poeta dello scandalo e dell'immane, li mette d'accordo. E così allora che il sublime e il bello si sistemano nelle fondazioni dell'estetica moderna, nell'anno 1750, perché da quel momento la retorica e la poetica passano la parola, comincia l'epoca dell'estetica. Ragazzi, ho finito in 45 minuti, sì, bravo. Lazzarini Michela di Liceo Turo di Liceo di Zonio, riguarda Aschia, perché c'è una sola classe oggi di Zonio, e poi Morigi del Liceo Scientifico Russano. Probabilmente infatti ha già risposto. Allora, la verità, come ha già detto, è ritenuta una componente della bellezza. Hai già risposto. Allora, la verità è ritenuta una componente della bellezza. Come si può essere sicuri che questa non sia solamente finzione, ma rappresenti davvero la realtà? Ma se abbiamo solo come mezzi i nostri sensi. Ah, ecco, quindi c'è questo secondo aspetto che... E poi c'è Morigi, il quale fa una domanda molto laconica. Quanti l'abbondanza non c'è? No, non volevo... No, bisogna sapere se è un po' di valle. Grazie. Voglio ancora rispondere, voglio ancora continuare su quello che è stato sollecitato dall'ultima questione sulle realtà di cui non avevo lasciato da parte, e quindi sull'ingresso della vita. Ma questo mio continuare a rispondere, anche un cominciare a rispondere alla domanda che è stata posta da Michela sull'oggettività della bellezza, sulla bellezza, sulla verità, sulla falsità, sono solo buone domande, e poi quella che è stata ribadita e sta bene sull'oggettività, che non è una domanda extra, non è qualche cosa di ripetuto, perché ci porta invece a un grande concetto che è quello dell'oggettività. Compatimento un po' una volta, perché le domande sono importanti. Ma guardate, e seguite in questo da altri autori, tra cui uno che studierete l'anno prossimo, che si chiama Schiller. L'anno prossimo studierete le lettere sull'educazione estetica dell'uomo. Quest'anno non avete fatto in tempo, quest'anno forse siete arrivati ai canti e basta. Aveva fatto capire, è rimasto nella tradizione estetica, questo, che una formazione estetica dell'uomo ha conseguenze nella vita e produce dei tipi umani. Io non vi dico questo perché io sia d'accordo, anzi,
Queste cose sono cose che sostiene più che altro il mio collega Stefano Zecchi, per il quale ho grande rispetto, riverenza. Sono un po' contrario a queste forme, non fa niente, rispondo lo stesso. L'anima bella, l'anima esteticamente formata, ambientata, costruita, produce una vera e propria antropologia. Sapete cosa vuol dire antropologia, vero? Avete sentito dire questo. I tipi umani sono due, l'estetico felice e il magnanimo. Facciamo scorrere pian piano. L'estetico felice è quella personalità la cui anima, la cui coscienza è architettata e fatta in un modo tale che riesce con tutte le sue facoltà a coordinarsi nella bellezza, con lo studio, con le audizioni, con l'esercizio, con la memoria, con la perspicacia, con l'ingegno, in cui non c'è nessuna briciola della sua personalità che non sia esteticamente orientata. L'estetico felice non è un esaltato, non è un ispirato come lo Iole, diceva il preside poco fa, che va in giro per il mondo poi tanto, anzi no, è una persona attenta, una persona prudente, una persona che non si lascia trascinare, una persona eminentemente equilibrata, perché l'equilibrio dell'estetico felice è precisamente l'equilibrio estetico migliore. Quando l'estetico felice prende dentro di sé il sublime, cioè quando nelle facoltà della sua anima entra la grandezza, quando è moralmente grande abbiamo un'altra figura umana, il magnanimo. Il magnanimo è quello che maestosamente sa disprezzare i beni del mondo, è colui che si pone al di sopra di tutto, colui che compie le più grandi imprese, che pensa solo in modo sublime, che si rivolge soltanto a chi lo può capire. Il magnanimo non parla a chiunque, non è un poeta e non è una personalità che comunica con tutti, soltanto con quelli che hanno dentro di sé qualche cosa di grande. Il magnanimo interviene nella vita pubblica, il magnanimo combatte i vizi della società. Dove siete arrivati con la storia? In storia a che punto siete? Ma presso poco, l'evoluzione francese chi la fa? L'illuminismo, le sentite qui dentro l'illuminismo, la sentite la rivoluzione francese? Avete sentito tutto il discorso sulla libertà? E cose che giravano per l'Europa. Da quel discorso poi si levava immediatamente alla conseguenza politico-sociale di cambiare il mondo. Questo magnanimo può essere forse qualche grande personaggio della rivoluzione francese. È già immortale, tollera di vivere, ammette di vivere, non gliene importa niente di andare alla ghigliottina, pur di sostenere il suo grande ideale. Questa è una delle conseguenze, sono le conseguenze, la formazione di tipi umani che si ricavano dalle stelle e che anche altri stelle ci hanno promosso, continuando. C'è tutta una tradizione in questo campo. È notevole che queste idee circolavano in Germania nel 1750. Come mai la Germania non ha fatto la rivoluzione tedesca mentre c'è stata la rivoluzione francese? Domanda forte. Perché insomma l'ideale di libertà qui c'era forte, perché in Francia le tasse schiacciavano molto. Per lo stesso motivo per cui c'è stata la rivoluzione americana, a un certo punto non ne potevano più di pagare imposte che non sentivano, hanno fatto la rivoluzione. Il regime fiscale francese era molto ingiusto, molto parziale, caricato soltanto su alcuni strati della società, proprio non potevano sopportare. Allora, dopo questo, io vengo alla domanda sulla bellezza. Allora, senti Michela, questa diffidenza verso la bellezza c'è sempre stata, cominciando dall'antico, sempre. Voi dite Platone, beh, io vi dico la Bibbia. Perché quel famoso albero da cui fu colta quel fatale pomo, quella mela che ha distrutto l'umanità, venne dichiarato bello nella Bibbia, era bello e piacevole. La cosa bella e piacevole della Bibbia era pericolosissima. Spesso le cose chiamate belle sono pericolose. E questo mi dà la bellezza del mare, una delle tante varianti del termine bello.
perché certe volte si parla della bellezza del bene, certe volte della bellezza del male. Ora vi dico io, chi ha visto chi ha commento? Sì, chi è il migliore? È delinquente, quel tipaccio, è meglio, è cattivo, è vero? La gente del male piace, è vero? È quello. L'altro invece, quello che sposa Rossello ha, ma che non vale niente, non ci interessa, genere del male che dovevi. Quindi non sempre l'eroe è l'eroe positivo, e c'è anche il genere del male, che forse dà più del sublime che del bello, forse. Allora, sì, certo, la bellezza è pericolosa moralmente. Ciò che viene chiamato bello è pericoloso moralmente, certo, però basta che io faccia lo sgambetto, dico che il bello identifica il bene, non è più pericoloso, questione di parole come sempre. La domanda però è questa: e che sicurezza ricavo? Cioè nella mia, miei orientamenti, sia gli orientamenti di conoscenza di ciò che posso sapere, sia anche nel comportarmi, che orientamenti ricavo? E adesso cambio il termine dai giudizi estetici, se voi mi permettete. E se l'assemblea è d'accordo, vogliamo votare, vorrei cambiare il termine bellezza con estetica e il termine bello con estetico. Se mi permettete, cioè dicendo con estetica e estetico, tutti quei discorsi quali in vario modo si sono occupati di termini come bene, sublime, arte, sensibilità, filosofia dell'arte. Allora, ciò che è estetico può presentare caratteri di pericolosità, può scacciare via da quello che si è. Secondo, oggi il termine estetico si applica principalmente a Patrizia, Deborah, Paola, che sono le estetiste. E lì si coltiva l'estetica, e se ottenere l'estetica pericolosa, in un certo senso. Vi racconto una storia. Una storia che riguarda Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Allora, Edgar Allan Poe si era innamorato di una bellissima signora che aveva visto a teatro. Era bellissima. L'aveva vista male, per la verità, perché si vergognava di portare gli occhiali, era molto miope, nella sua miopia, perché era bassa, bellissima. E l'aveva chiesta in sposa, lei si era messa a ridere, se ne capiva bene questa risata. E poi l'aveva sentita cantare, ricordatevi, c'era con lei la nipote. Lui era miope, non capiva bene chi cantasse, certo la voce era bella. Insomma, questa meravigliosa donna di cui sei innamorato dice: bene, sposami, se andiamo ci sposiamo. Sposa il pastore protestante. Poi si mettono in carrozza per partire. Lei che cosa fa? Prende e si leva i capelli, poi si leva metà faccia, poi si leva le sopracciglia, poi si leva le unghie, si leva tutto. E che cosa può fare una signora vecchissima, rispettabile? Niente di male contro le sue ragazze, ci mancherebbe altro. Però certo, insomma, non era così bella, così fresca, così seducente come la meravigliosa signora che lui aveva visto a teatro. Che cos'è? Pur e semplice effetto di tutto. E chi era questa signora? Era la sua bisnonna. Per un gioco di matrimoni avvenuto in tutte le età di 16 anni, era la bisnonna. C'erano 3-4 generazioni di mezzo. Aveva sposato la bisnonna. Per fortuna il matrimonio era uno scherzo, gliel'avevano fatto apposta. Nel momento di svelarsi, la sua bisnonna gli dà un paio d'occhiali. Che non si vergogni più della mia bimba. Ecco, questa storiella ci fa capire come l'estetica, nel senso del trucco, della cosmesi, del non essere quello che si è, possa essere veramente pericolosa. Quindi anche se adesso torniamo un po' sulla parola bello, e se il bello ha questo significato di cosmesi, di trucco, di fingersi, di non presentarsi per quello che si è, di imbrogliare, sì certo, è pericoloso e fa male, dobbiamo stare attenti
a non cascare nella trappola. La sincerità, la spontaneità, l'essere quello che si è, il manifestarsi con sincerità, al di là di qualsiasi nominalismo, di qualsiasi parola, di qualsiasi vuoto, bene, brutti che siamo, che cosa importa? Dobbiamo essere quelli che siamo. Tante volte c'è più poesia nell'essere quelli che si è che nel fingere di essere qualcun altro. L'abitudine di fingere di essere qualcun altro è diffusa, diffusa molto, pratica dello spettacolo. Però nello spettacolo lo sappiamo. Lo sappiamo, in miseria e nobiltà gli attori fingono di essere qualcun altro, gli straordinari napoletani. Magari non sono neanche, no, nel fatto qualcuno è napoletano, però lo sappiamo, è teatro, è nella vita reale. Adesso parliamoci dell'oggettività. Qui sorge un problema gravissimo, è il problema dell'oggetto. Qua siamo in filosofia pure, terribile. Propongo di votare la sala. Uno, due, tre, non hanno votato, rimanete. Dovevate essere pronti a scappare, perché qui entriamo in un problema filosofico terribile, il problema dell'oggetto. La filosofia ha girato intorno come poteva. Voi questo non avete provato perché già nelle quarte classi si comincia, ad esempio, Cartesio. Cartesio, lo avete studiato bene, Descartes, lavora proprio su questo, cercando di disfare più che può l'oggetto, tentando di arrivare a qualche cosa che sia più sicuro, perché in generale per Descartes l'oggetto può essere insospettato di inganno. Che inganno non è la bellezza dell'oggetto, avete capito bene? Tanto che Descartes deve andare a finire a portarsi a qualcos'altro, una specie di rivelazione interiore, sente dentro di sé che pensa, lo sa, per studiare queste cose, è vero? Sa, dice, io penso. Lo sai, è qualche cosa che dentro di sé avverte, e avvertendo poi lo mette su una strada di ricostruzione, di nuovo conquista, di nuovo progresso, che è la filosofia di Descartes. Quindi voi avete già trovato questo, poi quando voi farete Kant, voi capite, qualcuno forse lo ha cominciato, voi vi accorgerete che il lavoro di Kant pessimo, detestabile, che ci ha distrutto è stato quello di diroccare, distruggere e mandare a monte l'oggetto in generale. In generale si spara con mandarlo via, cercare di liberarsi. Tutto il pensiero debole contemporaneo mira proprio a questo, a eliminare l'oggetto. Diverse forme di relativismo, sentimentalismo, estetismo, diversi arbitri, retorica da strapazzo, va a finire lì. Quando voi arriverete alla fine dell'anno prossimo, voi sentirete parlare di fenomenologia. La fenomenologia ci insegna che il nostro pensare non è vuoto, potete capirlo anche adesso, che noi quando pensiamo, quindi quando viviamo, perché noi, se mi permettete, viviamo pensando, noi pensiamo qualcosa, no? Pensiamo ad esempio a riso con piselli. Riso con piselli. Chi pensa? Chi pensa? È proibito pensare a questa cosa? No. No. Penso a Caterina. Caterina pensa a me. Si pensa sempre a qualcosa. E quello c'è. E quel qualcosa che viene avanti, che è tutt'uno con me stesso. Non posso dire né che è lontano da me né che vicino, è l'oggetto, c'è, si presenta, di presentarsi, quindi la mano, lo sta, perché quel qualcosa che hai pensato, io sono sta lì, lo sto pensando, sono io che lo penso, me ne rendo conto, gridino quanto vogliono i filosofi, ma sono io che lo sto pensando, lo so, e sto pensando l'oggetto, sto pensando quella cosa, e allora ci siamo su questo? È molto semplice, è difficilissimo. Quattro pippe della filosofia cercano di negarlo. Allora, ciò che viene chiamato normalmente, ripeto, la bellezza, con i suoi vari, appartiene alla classe degli oggetti? Sì. 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 Certo.
Io attribuisco la qualifica di venere in Tartaruga, benissimo, sì. Tartaruga Centro è una nominata bene, lo potevo chiamare in un altro modo. In questo senso voi potete parlare di oggettività della bellezza, come potete parlare anche di oggettività, che so, del frittate. Le frittate sono oggetti, con i quali ci sto pensando, oggetti magari non presenti, in effetti qui non vedo frittate di alcun genere, a meno che non abbia commesso io con tutto questo discorso. Però non posso escludere una frittata possibile, anzi, frittate sono molto comuni. Prendete un altro esempio che ci fa capire ancora meglio che cosa significa oggetto, e poi per finito di sfondo. Vi prego di pensare alle patatine fritte. All'oggetto patatina fritta. Ma non si può questo. Oggetto patatina fritta. Allora, l'oggetto patatina fritta, chips. Con un cucchiaino di salsa ketchup. E ho pensato, sì, è qualcosa sì, è qualcosa di più, sì. Perché mi interessa profondamente. Le patatine fritte sono fra gli oggetti che più interessano l'umanità. Sotto qualsiasi clima, presso qualsiasi popolazione, troverete sempre patatine. Pare che siano gli alimenti in assoluto più consumati. Immediatamente dopo viene la Coca-Cola. Ma che cos'è questo in più che ha la patatina fritta su di me? La profonda seduzione, l'attrazione, la commestibilità, il fatto che la tua grande qualità è calda, e tante volte sapete, un piatto molto caldo tiene su ed è salata. Allora il sale tira su, sapete, perché quando uno si trova un po' in bassa pressione, un po' di sale gli dà energia. Infatti, dopo una razione di patatine fritte, uno si sente meglio. Ce ne sono troppo. Quindi vedete che la struttura dell'oggetto c'è dell'altro, oltre ad essere qualcosa che appare, ci sono delle qualità, delle soddisfazioni, il venire incontro a certi desideri, a certe inclinazioni, perché un oggetto può essere anche più o meno oggetto. A qualcuno non piacciono le lumache, da qualcuno invece sono considerato piatto e cemento, mi fa un po' senso. E meno oggetto, perché io cerco queste lumache di scostarmi, di non vederle, cerco di allontanarmi da loro, preferisco le patatine fritte. L'oggetto si fa più avanti, viene più sotto. Allora ecco che gli oggetti non sono un unico inerte, grigio, apparire così in modo qualunque, no, sono carichi di affetti, di investimenti psicologici, anche di investimenti economici. Un oggetto è più ricco, più oggetto, se è determinato economicamente in un modo vantaggioso. Può darsi che per qualcuno che disprezza il denaro invece sia più oggetto, se non è determinato in modo vantaggioso, dipende. E allora, ciò che viene chiamato bello si inserisce nell'oggettività come una delle qualità dell'oggetto, come un modo di essere dell'oggetto. In questo senso, come modo di essere di un oggetto, di qualcosa che si pensa, vogliamo, possiamo parlare di un'oggettività dell'estetico, di un'oggettività del bello, non in un altro senso. Quando noi intendiamo per oggettivo l'intersoggettivo, cioè quello che è condiviso da tutti, che tante volte oggettivo significa questo, cioè oggettivo, un certo stato di cose sul quale si va tutti d'accordo. È una verità oggettiva che 5 porzioni di patatine fritte una dopo l'altra in fretta danno un forte peso allo stomaco. Tutti siamo d'accordo su questo. Quindi non confondiamo il senso di oggettivo con la presenza e il venire avanti delle cose con tutta la loro carica affettiva, sentimentale, economica, sociale, e l'intersoggettività. Allora no. No, chi era che me lo domandava questo? Anche il secondo, no, non possiamo parlare di bellezza o quello che volete voi come qualche cosa di intersoggettivo, perché cambia.
impariamo a conoscere culture che non sono le nostre, abitudini che non sono le nostre, nel passato, nel tempo e nello spazio. Nel Medioevo la bellezza femminile era concepita così, una dimensione piuttosto robusta, capelli rossi e carnagione sanguigno. Così si trova ormai, i capelli rossi con la faccia bella tonda, rossa, 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 e per la mattina, per il presto vento della mattina, sono neanche più città che dovrete che siamo rossi. Pare che siamo. È l'idea di no, cambiato. Altro esempio. Nelle icone, nell'iconografia medievale, una bellezza particolare delle donne raffigurate è la pancia, non tutte la pancia sporgente. Guardate, per convincere, perché Botticelli è così. Oggi no, oggi si pensa che la pancia deve un po' rientrare. Tant'è vero per dire che una persona che non va bene diciamo troppa pancia, a me non fa niente, per me pancia non pancia, cosa volete che interessi, però ci sono anche queste tendenze, quindi cambia troppo, per non parlare poi di altre culture. Perché con la cultura ebraica musulmana, come fatto che non ci sono icone, non possono rappresentare niente, sono ravesti. Dobbiamo cambiare i criteri, certo, varia tutto, cambia. In questo senso, ciò che viene chiamato bello non è intersoggettivo se bene sia oggettivo. Difficile risposta, prego che qualcuno mi chieda un chiarimento.